Ben ritrovati in questo nuovo video, questo qui sarebbe il continuum del video precedente, cioè l'unboxing del monitor curvo Samsung. Se ve lo siete perso vi lascio il link in descrizione, vi basta cliccarlo in un lampo e vedete anche quello. Andiamo ad unboxare questa staffa per monitor, andiamo un attimo a vedere nei dettagli e la andiamo a montare soprattutto sulla mia postazione. E dentro troviamo un pacchetto più piccolo ma molto pesante. Wow, pesa. Prima di tutto, grazie, il prodotto non si rompa, giustissimo. No, adesso c'è un altro pacco qua dentro, cioè non lo so, ma spero di no, dai. Anche questo dobbiamo levare lo scotch. Oh, è mio. No, si è attaccato allo scotch. Ok, manuale di istruzioni, assolutamente molto utile. Che cazzo è la bomba? Ok, per aprirlo ho letteralmente distrutto la confezione, però tralasciando questo ci sono parecchi pezzi all'interno e andiamo un attimo a valutare la situazione. Ok, ci sono decisamente un sacco di pezzi, un sacco di componenti che andranno montate, quindi di sicuro stavolta questo qui non lo vado a buttare. Vagando per YouTube ho notato che scrivendo supporto per monitor doppio, triplo, eccetera, non sono riuscito a trovare un video in cui lo assemblavano, nel senso facevano vedere tutto l'assemblaggio, ma ho visto video in cui magari ne parlavano dove erano già assemblati, per questo ho deciso di filmare ogni singolo pezzo assemblato. Cosa esattamente buona è il fatto che ci danno tutte le chiavi necessarie per l'assemblaggio. La prima cosa che bisogna fare è collegare questa parte di supporto al palo principale, che è esattamente questo qui. Lo posizioniamo nel modo corretto e lo andiamo ad avvitare da questo lato più lungo, che è più facile, e poi per stringere naturalmente uso la parte più corta che ci mette più leva. Dobbiamo attaccare questo qui in questo modo, a secondo diciamo dello spessore della scrivania, quindi quanto è spessa, noi andiamo a avvitarlo. In questo caso la mia è molto fina, quindi lo metto così. Se era un tavolo enorme, cosa che non succede, però metti caso il tavolo è molto spesso, allora noi aumentiamo sempre di più l'ampiezza. Nel mio caso così lo metto. Per adesso lo posiziono lì, infatti adesso ho notato una piccola cosa, innanzitutto al centro non lo posso mettere in questo caso, facendo una piccola modifica lo posso mettere, però per adesso ho deciso di metterlo a destra, anche perché avendo il supporto per due monitor viene un monitor a destra e uno a sinistra, quindi se lo metto al centro poi mi verranno un monitor da questo lato e uno di qua, e io se sono al centro posizionato con la sedia dovrò guardare il monitor principale, quindi dovrò piegare a destra e a sinistra, non sarà centrato il monitor principale, e quindi il risultato finale sarà che abbiamo un monitor centrato e uno di qua. Abbiamo il pezzo principale, che è quello che sorregge il tutto, che adesso a questo punto va messo. Questo supporto va semplicemente infilato e poi si stringe qua di lato con questa vite a brugola. Per adesso gli do una stretta giusto per tenerlo, sennò si sbraga tutto. Attacchiamo questo qui e poi a scorrimento va a attaccarsi al supporto e poi naturalmente avvitato. Neanche dobbiamo stringere troppo, sennò ci sbucano dall'altro lato. E noi non vogliamo assolutamente questa cosa. Adesso è momentaneamente attaccato, però come potete vedere non è centrato assolutamente, quindi dovrò spostare questo supporto più là. Diciamo devo fare varie prove, adesso vi taglio questa parte noiosa e vi faccio vedere direttamente il risultato finale. Adesso prendiamo il cavo HDMI alimentazione e vediamo di fare anche un po' di cable management. Non quello naturalmente. Quindi l'alimentazione è stata, come potete vedere, collegata. Passa per questo qua, poi scende giù, qui andranno messe delle fascette e poi qui ci facciamo tutti i vari collegamenti. Adesso prendiamo il cavo HDMI, vediamo se posso utilizzare quello che ci hanno dato loro, se è troppo corto uso quello vecchio. Inseriamo in questi portacavo. Quindi ecco come si presentano i due cavi alimentazione HDMI collegati
Allora, l'HDMI purtroppo, siccome il cavo è spesso, non riesce a fare molte curve. Infatti anche qua, per fargli fare delle curve dovrei attaccarlo con le fascette, quindi poi lasciarlo fisso. Ma fondamentalmente qui non si vede assolutamente nessun cavo. La batteria va sistemata, però non vi spoiler più di tanto perché 1000 iscritti, postazione video. L'ho un attimo sistemato, per adesso terrò il secondo supporto piegato in questo modo, infatti così diciamo è meno visibile, è più pulito, come potete vedere. L'altezza per adesso la lascio così, che credo sia la più giusta, e alla fine l'ho deciso di metterlo centrato. Spero che il Mantox del passato vi abbia illustrato bene questo monitor. Come al solito trovi giù nella descrizione il link di Instagram e anche del video precedente. Se non sei iscritto, iscriviti per non perdere i vari video e attiva la campanella per ricevere i vari aggiornamenti. Detto ciò, ci vediamo nel prossimo. Ciao!